Esercizio 6-8. La popolazione mondiale all'inizio del 2008 è stimata pari a 6,6 miliardi di persone, con un incremento dell'1,17% rispetto al 2007. Supponendo che l'incremento annuale rimanga costante anche negli anni successivi, a quanto ammonterà la popolazione mondiale nel 2018 e nel 2028? Due osservazioni. La prima è che ho letto male questo dato e quindi ho svolto il problema come se fosse 1,7%. Ma comunque lo svolgimento concettualmente è identico, anche se ovviamente cambiano i risultati. La seconda osservazione è che ho aggiunto un'altra domanda, e cioè in quale anno la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi di persone. È una domanda simile all'esercizio successivo in cui chiede in quale anno la popolazione cinese sarà raddoppiata rispetto al 2008. Vediamo quindi lo svolgimento. Qui è riportato il grafico della popolazione mondiale espressa in giga, cioè miliardi di persone. Dunque il numero delle persone, degli abitanti della Terra espressi in miliardi. E qua invece ci sono, gli anni che passano, a cominciare dal 2007, poi c'è l'anno 2008 rispetto, anno nel quale abbiamo il dato della popolazione, quindi 6,66 miliardi. E lo scegliamo come anno 0. Perciò chiamo N0 il valore della popolazione mondiale nel 2008, N0 6,66 miliardi di persone. Inoltre questa popolazione nel 2008 si ottiene da quella del 2007 con un incremento dell'1,17%, io invece ho fatto l'1,7% per sbaglio, e questo significa che dobbiamo prendere le persone dell'anno prima più un 1,7% calcolato sulle persone sempre dell'anno prima. Dunque raccogliamo a fattor comune le persone del 2007, quindi rimane 1 più 1,7%, lo scrivo 0,017. Perciò devo moltiplicare le persone del 2007 per 1,017, questo fattore lo chiamo K e mi permette in generale di conoscere gli abitanti sulla Terra in un certo anno, conoscendo gli abitanti l'anno precedente. Infatti basta prendere gli abitanti dell'anno precedente e moltiplicarli per K, cioè per questo fattore che è un pochino più di 1, e in pratica mi dà il tasso di crescita annuale della popolazione mondiale. La stessa formula la posso scrivere traslata di 1 in avanti, cioè l'anno successivo ancora, devo prendere l'anno precedente, che era l'anno N, e moltiplicare la popolazione per K. Questo numero n, n-1, n+1 sta a indicare quanti anni passano rispetto all'anno 0. L'anno 0 è il 2008 perché è quello dove abbiamo il dato della popolazione mondiale, 6,66 miliardi di persone. Quindi n1, n2, n3, n4 sono le popolazioni nel 2009, 2010, 11, 12 e così via. In generale la popolazione dopo n anni, N minuscolo, a partire dal 2008, che è l'anno 0, la popolazione si può calcolare prendendo la popolazione all'inizio, quindi all'anno 0, quindi nel 2008, e moltiplicarla per K alla N. In particolare a noi serve la popolazione nel 2018, quindi sono passati, qui è il 2018, sono passati 10 anni, come si vede qua, rispetto all'anno 0, che era il 2008. Quindi la popolazione del 2018 io la calcolo prendendo quella dell'anno prima per K, ma quella dell'anno prima a sua volta è quella dell'anno ancora prima per K, e quindi se io moltiplico ogni volta per K a partire dal 2008 ottengo per K la popolazione del 2009, per K la seconda, quella del 2010, per K la terza, quella del 2011. Per K alla decima la popolazione del 2018, perché sono passati 10 anni a partire dall'anno 0. Quindi eseguo questo calcolo, la popolazione dopo 10 anni dall'anno 0, cioè nel 2018, la ottengo prendendo la popolazione del 2008, 6,66 miliardi di persone per K alla decima, 1,017 alla decima. Il risultato è 7,88 miliardi di persone. Sul grafico N10 è questa barra che è alta 7,88 miliardi. Il disegno non rispetta le misure, però concettualmente la funzione cresce esponenzialmente, e questo pezzettino colorato in rosso sarebbe l'incremento della popolazione mondiale,
per esempio in questo anno rispetto all'anno precedente. Questo incremento corrisponde alla frazione 1,7%, quindi 0,017, da calcolarsi sulla popolazione dell'anno prima. Cioè l'incremento è questo pezzetto qua, l'1,7% della popolazione dell'anno prima. Questo andamento, abbiamo detto, è esponenziale perché infatti è del tipo una base, in questo caso k, alla x. X è la variabile indipendente, è il tempo che passa. Siccome la base è maggiore di 1, allora l'andamento è crescente. Se la base fosse stata compresa fra 0 e 1, per esempio 0,85, allora l'andamento sarebbe stato un esponenziale decrescente, un andamento di questo tipo. Inoltre, più la base è grande, se fosse stata per esempio 1,5 oppure 2 o 3, allora più è inclinata questa curva esponenziale, cioè vuol dire che è più ripida. L'altra domanda era la popolazione mondiale nel 2028. Il 2028 è 20 anni dopo il 2008, che è l'anno zero per noi. Quindi 20 anni vuol dire che devo prendere la popolazione all'anno zero, i 6,66 miliardi, e moltiplicarla per k alla 20, non più k alla 10, perché non sono passati 10 anni, ma 20. Quindi 1,017 alla 20. Il risultato è 9,33 miliardi di persone. Intanto anticipo il risultato anche della domanda successiva: quando si raggiungeranno i 10 miliardi di persone? Nel 2032, cioè 24 anni dopo l'anno 0, che è il 2008. Vediamo come si fa a rispondere a questa domanda. Mi chiedo in quale anno, n minuscolo, la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi di persone. Ma sappiamo che la popolazione mondiale dopo tot anni, dopo n anni, si calcola prendendo la popolazione all'anno 0 e moltiplicandola per k alla n. Qui l'incognita è proprio il numero di anni. Io so quanto deve essere la popolazione finale, 10 miliardi di persone, ma non so quanti anni sono passati. Quindi ne risulta una equazione esponenziale, in quanto l'incognita si trova all'esponente. Dunque ricaviamo k alla n dividendo 10 miliardi e diviso 6,66 miliardi. In teoria per risolvere questa equazione dovrei fare il logaritmo in base k di questo rapporto. Infatti per definizione il logaritmo è quell'esponente n, la nostra incognita, da dare alla base k, cioè a 1,017, per ottenere questo valore qua. Ma in realtà non si fa così perché non sappiamo fare il logaritmo in base 1,017, ma conosciamo soltanto i logaritmi in base naturali, cioè in base e in base 10. Quindi conosciamo soltanto i logaritmi naturali e i logaritmi decimali, perciò facciamo il logaritmo naturale o decimale, è lo stesso perché tanto il risultato finale non cambierà, il logaritmo naturale a entrambi i membri. Quindi abbiamo il logaritmo naturale di questo rapporto uguale al logaritmo naturale di k alla n. Per la proprietà dei logaritmi questo esponente scende e quindi l'equazione smette di essere un'equazione logaritmica, un'equazione esponenziale dove l'incognita sta all'esponente, e diventa un'equazione di primo grado, perché l'incognita ora non è più all'esponente, ma è scesa, è diventata quindi un'equazione di primo grado molto semplice da risolvere. Questa è l'equazione di primo grado, basterà ricavare n portando il logaritmo di il logaritmo naturale di 1,017 qua sotto. E basterà fare i calcoli con la calcolatrice, quindi 10 diviso 6,66 logaritmo naturale diviso il logaritmo naturale di 1,017. Il risultato è circa 24, poco più di 24 anni. Quindi l'anno in cui sarà raggiunto la popolazione di 10 miliardi di persone è 24 anni dopo il 2008, è il 2032. Un'ultima osservazione: abbiamo detto una funzione esponenziale con base maggiore di 1, quindi un esponenziale crescente, ma è anche questa una progressione geometrica, perché ogni termine si ottiene dal precedente moltiplicando il precedente per una costante, che è il tasso di crescita annuo della popolazione mondiale. È questo numero, in questo caso k, 1,017.
Dunque è una progressione geometrica di ragione 1,017.